Buongiorno Ilaria, come Buongiorno stai? Piero, bene, grazie. Bene. Cosa posso prepararti? Un cappuccino per piacere, Certo. ma in realtà è una scusa, perché ho pensato che bisognerebbe cambiare nome a questo bar, dal bar agli amici al bar agli amici della fisica, perché vorrei usare il cappuccino che mi prepari, per piacere, per spiegare com'è che noi riscaldiamo i plasmi, in particolare come li riscaldiamo con un particolare acceleratore che stiamo costruendo a Padova. Ecco, quindi se mi fai vedere un Certo, cappuccino, volentieri. te lo spiego. Qui. Grazie. Prego. Allora, vedi, per riscaldare il latte, naturalmente hai usato quel beccuccio. Un beccuccio che emette del vapore caldo che finisce nel latte. Ecco, se lo puoi, possiamo farlo rivedere con dell'acqua, magari con un bicchiere Con un bicchiere, trasparente, se è certo. possibile, così si vede un po'. Allora, questo beccuccio, questo qui, appunto, vedi, se poi vedi, fa venire fuori del vapore, eccolo qui. E se lo inserisci nell'acqua, esce questo vapore che esce in pressione e ad alta temperatura. Perfetto, poi può bastare così direi, va a riscaldare l'acqua. Ecco, noi facciamo qualcosa di molto simile col nostro plasma, ma solo che anziché iniettare vapore, iniettiamo particelle neutre e lo facciamo con un acceleratore che è un pelino più grande, diciamo, Di di quel questo beccuccio. beccuccio e che adesso andremo in laboratorio a vedere. Tra l'altro, anche se volete, un giorno, come ormai staff del bar agli amici della fisica, le amiche della fisica, se volete vi invito volentieri. Molto volentieri, lo dirò alle E mie colleghe. grazie per il Di cappuccino. niente, grazie a te. E dopo il nostro cappuccino, eccoci arrivati alla Neutral Beam Test Facility. Siamo al consorzio RFX e qui si sta costruendo un prototipo in scala 1 a 1 del sistema di iniezione di particelle neutre per l'esperimento ITER. Questo sistema che stiamo costruendo, che i miei colleghi del consorzio RFX stanno costruendo qui a Padova, servirà ad accelerare con una differenza di potenziale di 1 milione di volt degli ioni che verranno poi neutralizzati e entreranno nel plasma. Questo sarà un meccanismo fondamentale per poter innalzare le temperature del combustibile, quindi del plasma, fino al circa 150 milioni di gradi, che è la temperatura richiesta perché si realizzino i processi di fusione. E il sistema, devo dire, ha delle analogie con il beccuccio del cappuccino che abbiamo visto poco fa, solo che in questo caso, anziché iniettare vapore nel latte, noi iniettiamo queste particelle neutre molto veloci, che arrivano fino a velocità di 10.000 km al secondo. E questa energia che loro portano viene trasferita al plasma e appunto riesce a riscaldarlo. Quindi più o meno una grande, sì, molto molto grande macchina per il cappuccino, ma decisamente molto più tecnologica. Adesso andiamo a vederla. Mi trovo esattamente lungo il percorso che faranno le particelle accelerate. Esse verranno prodotte alle mie spalle, nel contenitore qui alle mie spalle, da una sorgente, verranno prodotte sotto forma di ioni, poi naturalmente questa flangia, questo tappo verrà rimosso e qui esattamente dove mi trovo verrà costruito l'altro pezzo, dell'acceleratore. Queste particelle quindi accelerate percorreranno esattamente questa strada per finire poi un domani, quando un sistema analogo verrà installato in ITER, direttamente nel plasma per riscaldarlo.
Si tratta di un progetto complesso allo stato dell'arte, della tecnologia e della scienza. Qui lavorano ricercatori del gruppo di ricerca di Padova, del consorzio RFX, con i suoi soci ed anche i partner di ITER del Giappone, dell'India e i partner di Fusion for Energy, che è l'ente europeo che coordina la costruzione delle parti europee di ITER. Ecco, e tutti insieme appunto stanno realizzando questo gioiello della tecnologia. Qui a Padova è già entrata in funzione proprio poco fa una prima parte di questo complesso strumento, la sorgente di ioni, SPIDER, che si trova in un'altra zona dell'edificio e che sta già producendo i primi risultati. Nel 2023 entrerà in funzione anche MITICA, che è esattamente qui, che starà esattamente dove ci troviamo, di nuovo alle mie spalle ne vedete un componente, e MITICA sarà diciamo il prototipo in scala 1:1 dell'acceleratore di ITER. MITICA appunto entrerà in funzione nel 2023 e l'auspicio è che poi l'intero sistema possa contribuire alla fase di alte prestazioni di ITER che comincerà attorno al 2035. Quindi con un progetto di questo genere, appunto, tanta tecnologia, tanta scienza e soprattutto un'opportunità unica per Padova e per l'Italia di entrare nel cuore della fusione mondiale.